Questa sera mi accompagnate voi, mi seguite mentre si prova ad attaccare qualche omino per strada. Venezia mi piace perché è la mia zona, è alternativa, è un posto dove puoi essere te stesso. È proprio concentrato qui la diversità in generale. Sono di Porta Venezia, è un basso potente che rimbomba, all'inizio non distingue, poi diventa sempre più semplice distinguerlo quando ti immergi giù. Ogni tanto sono qua al bar e mi guardo intorno e dico: ma in quali altri posti di Milano c'è questa fauna variegata, strana, in cui tutti stanno insieme senza farsi troppi problemi? Il centro nevralgico dell'LGBT, dell'immigrazione. Vivo sulla strada, in giro, mi conoscono tutti quanti in faccia. È un po' come un luogo che ti abbraccia, anche se sei in hangover, anche se sei disperato, in tutte le situazioni. Vivere in Porta Venezia diventa una vita frizzante, perché non sai mai che cavolo ti entra da quella porta lì. Siete pronti per le riaperture? Ci stiamo impegnando abbastanza, devo dire, da diverso tempo. Diciamo che il lockdown noi l'abbiamo affrontato un po' in maniera energica, cercare di non pensare a questa pandemia, ma dedicarci ai locali e fare un restyling. D'altronde, nella zona dove siamo, sono stati abituati anche alla peste, quindi penso che ce la faremo anche noi. Questo infatti era il lazzaretto, siamo in Porta Venezia. Qua siamo in Porta Venezia, in pieno via Lecco. È un quartiere molto molto vivo, multietnico. Voi siete un bar notturno? Noi siamo un bar gay friendly, si dice. Chi sono i tuoi vicini? Se vuoi te li faccio vedere, c'ho tanti, tanti vicini. Qui ci sono diverse attività, per esempio abbiamo la signora Foti che starà qui da 40 anni circa, vende colori, tappezzerie. Abbiamo il bar di Za, che è una ragazza eritrea che pian piano si è espansa e adesso ha 3 vetrine. Dall'altra parte invece c'è il Mono, che è il locale storico, diciamo, per la comunità LGBT. Da 2 anni vorrei ricordarvi che la fermata di Porta Venezia della metropolitana si è colorata dei colori dell'arcobaleno. Questo è un grande traguardo per tutti i residenti e non, perché significa che questo quartiere, come ha sempre fatto, accoglierà chiunque a braccia aperte. Che la metro sia diventata arcobaleno è una cosa di, per me, estremo orgoglio. È un po' come se ci fosse stata finalmente un riconoscimento da di fuori. È la prima in Italia e una forse delle uniche al mondo. Una grande società ha sponsorizzato la colorazione Rainbow insieme al municipio per festeggiare il Pride di Milano. Finito il periodo della pubblicità, rimanevano le pareti arcobaleno e il sindaco decise di mantenerle. Ci vuole anche una grande predisposizione dei cittadini, vuol dire aver desiderio davvero di includere e di essere contrari alle diseguaglianze. Per me molte persone, già il fatto stesso di vedere questa fermata arcobaleno, si sentono abbracciati da Milano.
Dal 2012 il corteo del Pride segue un percorso ben preciso. È un fiume di gente in festa che invade la città con musica e colori. Parte da Stazione Centrale, attraverso il lungo tratto di strada e termina il suo itinerario ai bastioni di Porta Venezia. Nelle ultime edizioni quasi 300.000 persone hanno partecipato a questo party a cielo aperto e hanno occupato con balli e gioia uno spazio che per molti, durante l'anno, significa disagio. What do you think about all this? Not problem. For all of us, I hope it's not problem. Because we are one people. Everybody has his own choice. You cannot force somebody. The most important, we have to respect ourselves. That's all. We love Milano. We're hurt nobody about it. You see my family, you know what I'm saying? Before we're there, we are there. And they said they have some program they want to do. We accept it. Why not? It's for all of us. Ma perché decidere di terminare il Pride proprio in Porta Venezia? Abbiamo visto che in Porta Venezia c'erano alcune realtà LGBT, c'erano alcune realtà associative internazionali e etniche. Era un esempio di una società che considera come partecipanti tutti i cittadini che ne fanno parte. Quando avevo 20 anni non mi sarei mai sognato di avere il coraggio di essere qui. Quando ne avevo 30 volevo essere qui, però c'era ancora una giacca, una cravatta, un lavoro, qualcuno che magari poteva dire. E adesso che ne ho 40 e ho un marito e ho una bambina, anzi ne ho due perché c'è un'altra delle donne qua, sento proprio il senso della strada che ho fatto. Porta Venezia è davvero il luogo dell'incontro delle differenze. Non è un'isola felice, non è che non ci siano i problemi. Però è anche vero che c'è spesso la curiosità verso l'altro e questo avviene sia per comunità di migranti storicamente presenti che per questo straordinario attivismo della comunità LGBT che anche proprio per il tessuto commerciale del quartiere precedentemente presente o degli antichi abitanti che evidentemente hanno trovato il modo di coabitare. Alex Alassa. I'm from Ghana. I was working in a hospital. I was a military. I was in Milan last year. Right now, I have to make my passport, my document. I want to stay in Milan. I already do a domanda for work. Io ho lavorato come mediatore linguistico-culturale sulle ONG e sulla nave i ragazzi mi chiedevano di Porta Venezia. Girano per le vie senza una meta, sono un problema reale. Non sono tutti transitanti, ma sono anche persone a cui hanno revocato le misure di accoglienza perché sono stati denegati e hanno perso anche l'appello. E siccome non esistono accordi con tutti i paesi di provenienza, né tantomeno i paesi di provenienza riconoscono come loro cittadini tutte le persone che sono qui, le persone rimangono in un limbo. Per strada. Every day we wake up in the morning, we have to go to one Caritas to take shower. Then after that we go to Tricolori to eat. We sit. Profughi a fianco di eventi LGBT. Qui ormai, vivendoci un po' da un paio d'anni, lo vedo una cosa abbastanza assodata. Africani, gay, profughi, sembra che qui siano concentrati tutti gli esclusi dalla società. Beh, dai tempi del Lazzaretto, quando c'erano gli appestati. Milano aveva 150.000 abitanti prima della grande peste nel 1630, ha perso la metà degli abitanti, sono morti. Sono rimasti in 70.000, ci è voluto un secolo perché ritornassero 150.000. Lazzaretto era il luogo dove venivano curati, ma più che curati, separati dai vivi coloro che avevano la peste.
un grande quadrilatero costruito con i portici e con tutte le celle. Erano più di 300 celle e ogni cella racchiudeva un appestato. E al centro hanno messo la chiesa aperta, in modo che tutti i degenti potessero assistere anche da lontano per la messa. Quello che rimane oggi sono queste celle, le cinque celle che sono qui presenti, e la chiesa di San Carlo Borromeo a Lazzaretto, che è quella centrale. Quando fu la grande fuga di immigrazione del sud Italia, Lazzaretto diventa anche un posto di accoglienza dei migranti italiani. Tutti quelli del sud Italia, quando sono sfuggiti per varie problematiche, soprattutto sociali, del sud Italia, hanno cercato una vita migliore. Hanno raggiunto Milano e Lazzaretto diventa case popolari. Il comune a un certo momento ha detto: dei due monumenti di Milano semidistrutti, cioè il castello e il Lazzaretto, quale dobbiamo salvare? Hanno deciso per il castello. Nel 1880 viene demolito il Lazzaretto, l'ospedale maggiore vende il terreno a una banca, la banca fa una speculazione, quindi costruisce strade strette, edifici alti, relativamente popolari, case ringhiere con i bagni, quindi speculativo per metterci molta gente. Ha sfruttato tutto lo spazio. L'abbattimento delle mura spagnole e l'abbattimento del Lazzaretto sicuramente dà poi il via appunto alla nascita del quartiere di Porta Venezia. Porta Venezia è sempre stato un quartiere diviso dalla grande arteria commerciale di Corso Buenos Aires. C'era la parte, diciamo, intorno al Lazzaretto, case anche molto popolari, molto semplici, e finché non c'è stata la riqualificazione del Lazzaretto era una zona abbastanza rovinata anche architettonicamente. L'altra parte, la parte di Via Melzo, invece era una parte più signorile, più tranquilla. Quando è arrivata l'elettricità, tram a cavallo non servivano più. L'ATM dell'epoca è stata fabbrica dismessa, chiuso lo stabilimento, venduti i terreni e fatta la via Malpighi. La zona viene presa d'occhio dalla nuova borghesia nascente. Quindi un quartiere nuovo di zecca. Nel 1900 allora lo stile era liberty, ghirlande di fiori da tutte le parti. Una della prima zona cui il fascismo volle dare un segnale di modernità e di modernizzazione. Questo stesso palazzo dove abito io adesso, a torto è chiamato la casa di Mussolini, perché qui Mussolini non ci ha mai abitato, però è vero che era stato invitato diverse volte a pranzo dagli allora proprietari in questa casa. Quando l'hanno cercato di vendermela all'inizio, giocavano su questo fatto, ma io conoscevo bene la storia, ho detto no, la compro perché mi piace e se mi fate un prezzo eccezionale. Me lo fecero. Meno male. A livello architettonico quello che mi piace di più, che ancora oggi faccio, è camminare fra i diversi edifici liberty e non liberty e buttare dentro l'occhio nei portoni. E si scopre sempre una parte di Milano nascosta. Questo qui che vedete è un magazzino, era un magazzino, prima fine del Settecento per il verde pubblico di Milano e poi successivamente come deposito per i mangimi dello zoo. È
era stato lasciato dallo stesso comune proprietario dello stabile in disuso fino a quando siamo arrivati noi. Noi siamo LUME, Laboratorio Universitario Metropolitano. Questo è un posto occupato, ovviamente è un centro sociale. Siamo arrivati qua e abbiamo trovato un posto lasciato a se stesso da più di 100 anni. Era pieno di macerie, di grossi pilastri, di sporcizia, un grandissimo numero di siringhe e di rifiuti di ogni genere. Tutti i mercoledì sera c'è jazz e come al solito c'è un'offerta libera all'ingresso che è sui 2-3 euro, poi qua vendiamo la birra e fuori ci sarà il banchetto tutta la sera. Ci concentriamo anche nel fare una sorta di contrasto, per esempio, alla SIAE o alle politiche sul comune riguardo ovviamente i motivi di ordine pubblico per cui vengono poi sgomberati i ragazzi che stanno qua di fianco, i refugees. Domani proietteremo l'ordine delle cose, che è un film documentario, e pensavamo di proiettarlo magari in francese con i sottotitoli in inglese, fare una merenda prima da condividere con i ragazzi che stanno qua sopra, per condividere qualcosa con loro e sapere che qua possono trovare comunque un ambiente amico, che solo quello possono trovare, perché a livello di mezzi, di assistenza veri e propri purtroppo non riusciamo a darli anche a livello legale. Il colore rosa è un colore che dà comunque una sensazione ironica, pacifica. Ho iniziato 3 anni fa. In ogni omino voglio comunque rappresentare qualcosa, mandare un messaggio, che sia l'immigrazione, che sia l'omosessualità, quello che comunque accade oggi nel mondo. Ma quindi praticamente tu di notte vai in giro e come funziona? Cerchi il muro giusto? Io sì, mi faccio un giro e il muro che mi ispira, dove metto un determinato pezzo, eseguo. Quest'angolo. Tu fammi da palo. I visitatori, perché sappiano che questa è una zona aperta. Porta Venezia è stata per tanti anni uno dei pochi quartieri etnici di Milano. C'era Paolo Sarpi e c'era Porta Venezia. Negli anni Ottanta, con il supporto della Facoltà di Architettura, è stata fatta una mostra su questa copresenza di diverse etnie in questa area. Il nome era abbastanza emblematico, si chiamava il Ghetto Diffuso. Quando l'immigrazione non era ancora un tema, in quel quartiere lo era. È la necessità di raccontare e di spiegare la nascita di questo quartiere così diverso. Molti di loro, tieni conto che erano nipoti di colonia anche, quindi avevano o passaporti italiani oppure venivano già qua sapendo dove andare. Mia madre è arrivata negli anni Ottanta,
Mio padre è arrivato in Italia nel 72. Porta Venezia è il punto di ritrovo della comunità eritrea. Allora era una comunità molto forte, molto coesa, che investiva in progetti comunitari. La stragrande maggioranza dei locali sono di proprietà, le mura sono di proprietà degli eritrei. Che erano luoghi di ritrovo principalmente per gli eritrei. Dal 2013 c'è stato un aumento consistente di arrivi. Si parla anche di 300, 400, 500 persone al giorno. Le famiglie non sono riuscite a contenere, diciamo, questa mole di persone. Sono costituite le reti informali di persone che hanno provato a dare una mano, fino a quando poi il comune ha deciso di aprire i cosiddetti centri per transitanti e ha accolto queste persone. Porta Venezia è questo, è il punto da dove le persone si mistano. Aprile 2019, Salone del Mobile. L'artista ghanese Ibrahim Mahama, con l'installazione Friend, ricopre i caselli daziari di Porta Venezia con sacchi di juta rattoppati e marcati con coordinate, simbolo di scambi commerciali e globalizzazione, ma anche del dramma della schiavitù e dell'immigrazione. Lo scopo dell'artista è invitare a riflettere sul significato di soglia, vista come delimitazione urbana, ma anche luogo di passaggio che definisce l'interno e l'esterno, il sé e l'altro, l'amico ed il nemico. Sono studente di urbanistica presso il Politecnico di Milano e assieme a dei colleghi abbiamo avuto l'occasione di concentrarci sui bastioni di Porta Venezia per una ricerca all'interno del corso di analisi sociale urbana. Abbiamo un po' deciso di concentrarci su come vengano assunti quelli che noi abbiamo definito roofless dai residenti del quartiere ex Lazzaretto. In questo posto c'è un'intersezionalità di dinamiche a livello globale, nazionale, sovranazionale. È uno spazio sicuramente inospitale, ma che paradossalmente nella sua inospitalità ha un punto di forza in quanto è abbastanza indisturbato. Le linee rosse rappresentano la totalità delle persone che si trovano a percorrere o comunque che insistono sui bastioni. Chi non si sofferma, che è la quasi totalità delle persone, percorre in modo tangente i bastioni cercando di intersecare il meno possibile l'esistenza, diciamo, dei roofless. Quello che un po' traspare è che questo spazio sia diventato un po' tacitamente lo spazio in cui permangono queste persone. Io credo che in questi ultimi 5 anni soprattutto si sia quasi sviluppato un processo di normalizzazione rispetto ad alcuni fenomeni, inclusa la presenza dei profughi. Questa storia del multietnico ha portato un po' di paura, eh? Ci siamo ritrovati invasi senza rendercene conto. Non è ordinario vedere 500 persone in stato di estrema precarietà dormire sotto casa, cioè in strada. Non è ordinario. Se io questa straordinarietà non la spiego e invece di spiegarla ricorro alla pubblica sicurezza, io consolido nella testa delle persone che la presenza di quella persona significa pericolo. Alcuni interventi, alcune scelte sono state fatte per consolidare alcune paure che piano piano per alcuni si sono trasformate anche in razzismo. Se sei percepito come diverso, dentro di te certe paure le senti inevitabilmente. In Porta Venezia mi sento più sicuro, ecco. Non siamo ignoranti, siamo educati 5 milioni, devi essere come me, uguale, guardate me, siamo paesi di pace. La serata Porta Venezia ti scalda nasce come al solito qua al Blanco, fra un aperitivo all'altro. Era già tradizione del Blanco da 2 anni fare per Sant'Ambrogio una riffa. Questa ampolla qua che vedete è in fondo nell'angolo. Ci sono 2 volontari dell'associazione Cambio Passo.
Se volete, io lo faccio, così, svuoto le tasche. Il Blanco ha scelto di sostenere questa associazione che fa una cosa, si occupa di vestire, di sostenere i senza tetto e gli immigrati, i migranti che sono a Porta Venezia, si occupa di questo quartiere. Uno arriva qua, oh, no, non dormo qua, no, casa tua, no, guscia, e piccato me, è andato fatto denuncia, chiamato la Carabinieri, la polizia, lui scappa, io non c'è, così qua. Se io chiamo polizia, Italia non vale una clandestina che lui chiama polizia, ha fatto male a qualcuno. Ma perché sei qua, Porta Venezia? Perché di qua c'è la mia paesano, tanti a me conoscono bene. Non è solo Bangladesh, tutti i paesani quali che c'è, noi stranieri, siamo una famiglia. Se io mangio pane e salame, non chiedo tanti così. 69 centesimi un pane, se non c'è contorno, solo pane, asciutto. Se ce l'ha contorno, almeno un tonno. Un euro 20. Io uso 1,19 centesimi. A Porta Venezia sono arrivati, forse perché altrove non erano graditi, forse perché Porta Venezia quando sono arrivati era un posto che nessuno voleva abitare, sono arrivati quelli che altrove non erano comodi. Sono stati, c'è cioè una grande comunità eritrea, c'è una grande comunità gay, c'è una grande comunità multietnica e questa cosa rende Porta Venezia speciale perché nel mondo storicamente froci, uso questi termini, froci, negri, siamo destinati a incontrarci perché saremo sempre, purtroppo, in qualche modo minoranza e questa roba rende questo quartiere speciale. Abbiamo messo degli scatoloni e tutto quanto perché quello che era un po' la richiesta è a chi aveva dei vestiti, soprattutto capispalla, coperte o maglioni usati, di portarli qua per darli poi ai rifugiati e ai poveri di Porta Venezia. L'idea di dover aiutare delle persone che non stanno bene è molto nostro ed è molto anche della zona. My name is Hassan. I'm living here in Porto Venezia, big place, Milano. I love it, but I need home and I need good life. È sempre stata un quartiere dove c'è stato spazio per l'altro. C'è stato anche un insediamento meridionale popolare per lungo tempo, quindi appunto essendo vicino alla stazione ha accolto anche quelle ondate migratorie negli anni 50 e 60. Il mio papà lavorava come avvocato a Catania, da un certo punto viene anche a Milano e fa quindi il pendolare. Nel 1960 ci trasferiamo in via San Gregorio a Milano, che è già zona Venezia. C'era un pregiudizio verso i meridionali all'inizio degli anni 60 e ve lo dice uno che non ne ha sofferto perché non arrivavo per mia fortuna con la valigia di cartone, ma arrivavo come figlio dell'avvocato La Russa. Fino agli anni 50-60 c'erano stati i pugliesi, i napoletani, i siciliani. Qui avevamo un negozio sotto casa che mia moglie diceva che erano dei picciotti. Presenta oggi il nuovo alunno Somel Antonio, fratello minore di due già frequentanti, Enrico e Giuseppe. I tre provengono da Napoli, appartengono a famiglia numerosa, vivono in 7 persone in una camera ammobiliata. Noto subito che il nuovo arrivato ha un gravissimo difetto di pronuncia e parla in modo quasi incomprensibile. Del resto, anche il fratello Giuseppe è pure affetto dallo stesso difetto. Segnalerò entrambi al medico scolastico.
Qualche mese dopo, siamo al 20 febbraio del 47, i tre fratelli Enrico, Antonio, Giuseppe e Somella partono per Napoli e speriamo non ritornino. Questa documentazione ci racconta molto di più di quello che è la quotidianità scolastica e soprattutto l'attività didattica. Troviamo degli spunti sulla storia delle famiglie, sulla storia della popolazione intorno del quartiere, le difficoltà di integrazione che dovevano già affrontare e risolvere le maestre in quegli anni, l'andirivieni anche di allievi. Qui siamo nell'anno scolastico 1937-38. La preside scrive: noto anche quest'anno, come negli ultimi decorsi, un accentuarsi di instabilità nella popolazione scolastica. In ogni classe, accanto al gruppo più numeroso che potrebbe chiamarsi di popolazione stabile, c'è un altro piccolo gruppo inquieto di gente fluttuante che non trova pace. Ogni giorno in segreteria chi si iscrive, chi si cancella e migra altrove. Sono elementi nomadi. Sono nato qua, però ho lavorato qua per vari periodi della mia vita. Negli anni Ottanta non era molto ben abitata, perché molte di queste case di ringhiera erano deprezzate per le scomodità, perché nelle case di ringhiera non si viveva bene una volta. Ci sono le leggende che si erano tutti amici, si erano amici al coltello nelle case di ringhiera. I vecchi abitanti, che erano quelli arrivati magari con la prima immigrazione a Milano, qualche mafiosetto tra virgolette, chiaramente in questi vicolini, in queste stradine, aveva trovato un porto sicuro perché era più vicino alla stazione. C'è stato anche un momento che qua c'era un po' la mafia calabrese, che è durata pochi anni, però si viveva un po' nel terrore in quel periodo lì. Era un po' una lotta della sopravvivenza allora, sono arrivati gli slavi, albanesi, c'erano un po' di randagi più che altro. Io mi ricordo che una volta proprio mi è scivolato un proiettile davanti agli occhi e io ho detto meno male che mia figlia è a scuola. C'era prostituzione, droga, crimini, spacci, tantissime case chiuse. Negli anni Ottanta, superata via Benedetto Marcello, c'erano le donnine allegre anche di giorno, perché c'erano tanti alberghini e pensioncine qua. Il bordello era in via Melzo, dove c'era il lavasecco. Quando noi siamo venuti qui c'era una vecchia signora che abitava al primo piano che ci raccontava che era vedova, che era sposata con un capomastro e la domenica loro uscivano di casa, arrivavano fino al bordello, quindi dove c'era poi la sala biliardo era l'ingresso del bordello, il marito stava al bordello, lei andava a messa. Poi quando tornava alle 10:30 passava a prendere il marito e tornavano a casa. A Milano c'è stato un periodo che dicevano siamo in un cinema giardini per dire che succedeva di tutto. Adesso è il dorato spazio Oberdan. Per chi ha la mia età il cinema Luce Rossa era uno step. Dire oh, sono andato a vedere il film hard, sembrava di dire che avevi fatto chissà che cosa. A un certo momento quando si parlava di fare la zona Luci Rosse di Milano qualcuno aveva proposto di farla a Lazzaretto, un po' Amsterdam, no? Le puttane in vetrina eccetera, qualcuno aveva pensato di farla a Lazzaretto. Con la vicinanza del cinema Giardini purtroppo attirava anche molti tossici allora che andavano dentro al cinema a vendersi. Se non eri del quartiere era pericoloso. Lo scippo, lo spaccio, i clan. La Casma di Porta Venezia negli anni 80 a salire. Milano e Porta Venezia in particolare aveva una piccola Belfast, aveva zone completamente divise in cui qualcuno che non la pensava come gli altri doveva avventurarsi a suo rischio e pericolo. Più di quello che pensi. Tu pensa, io ti dico di più, qualunque cosa hai pensato. Porta Venezia è sempre stato il fulcro, un punto di ritrovo dove ancora oggi partono le manifestazioni. Qui venivano sui cortei da Sesto San Giovanni, anche dei metalmeccanici.
Io abitavo proprio lì al 2 di Corso Buenos Aires, dove c'era Italia, Cina, Albania, il CNR, per cui c'era un movimento di estrema sinistra, c'era il movimento di destra e poi c'era il terzo piano. Ricordo una occupazione di questa sede Italia-Cina da parte dei ragazzi di destra che la misero a soqquadro. Ricordo che quando in questi tafferugli avevano lanciato una molotov ed era arrivata in camera mia. Una volta che si occupa uno spazio, che sia pubblico o privato, scattano le denunce di occupazione dello spazio. Per questo particolare spazio sono stati colpiti due di noi, rispettivamente di 19 e di 20 anni, molto giovani. Era stata richiesta una pena pecuniaria di 4.000 euro e il GIP ha rigettato questa richiesta sulla base del fatto che non sia reato occupare se le finalità sono di tipo artistico-culturale, come quindi viene riconosciuto siano le finalità di lume. In seguito alle prime migrazioni, Porta Venezia era un quartiere molto diverso da quello di oggi. Ma come ha fatto a cambiare così tanto? Porta Venezia, per come l'ho conosciuta io negli ultimi 35-40 anni, è un quartiere che è cambiato in meglio e che ha fatto della diversità uno dei punti di forza per trasformare in meglio quel quartiere. L'ho vista andare verso l'indirizzo più cosmopolita internazionale che potesse avere. Perché si è abituata da subito a vedere delle diversità, secondo me. E perché c'era un'edilizia che appunto attirava persone che non erano tanto facoltose, perché le case erano un po' lasciate andare, eppure potenzialmente potevano diventare interessanti. Era facilmente accessibile il mercato immobiliare. Questa cosa ha di fatto favorito l'insediamento dei primi eritrei e ha favorito anche una riqualificazione del quartiere. Gli eritrei qui avevano un bar che si chiamava Bar Asmara, che dovrebbe essere un Rainbow Café, ed era tutto bianco, proprio che doveva ricordare lo stile delle colonie, e potevi bere caffè già o il tè magari un po' particolare alla cannella piuttosto che i dolcini al miele, queste cose che altrove non trovavi. Ho festeggiato con i miei fratelli l'anniversario di matrimonio dei nostri genitori al primo ristorante cinese che c'era a Milano. Un po' alla volta, piano piano, ho incominciato a chiudere uno a uno i negozi italiani e hanno cominciato a aprire quelli stranieri. Era pieno di extracomunitari. Ha cominciato a chiudere la Sarta, ha cominciato a chiudere tanta gente piccolina. Qui dove c'è l'Asian c'era il meccanico che non c'è più, l'ortolano e la tintoria sono scomparsi. No, la tintoria c'è, la signora Bruna c'è. Ah, c'è ancora lei. È come se fosse un'istituzione qua. Tutti mi chiamano mamma, io sono mamma di tutta la Lazzaro Palazzi. Nel 68, alla metà di agosto, ho aperto la lavanderia. Quando sono venuta giù dalla Svizzera, che siamo venuti con mio marito per il suo lavoro, ci ha detto: oh, qui sono sbarcata sul posto giusto. Tirati su un po' il berretto che ti fanno la fotografia anche a te. Ecco qua, ti sei arrivato, è tutto oggi che sono qua che mi fotografano, che mi fanno. Dai, vieni dentro. Cosa, ti vergogni? No, no. Cosa fai qua in negozio? Vado lì ai clienti a portare la roba. Amicizia con tutti, le vogliono bene tutti. Però è il mio pensiero.
Vengo da Parma. Sono venuta a Milano a 16 anni perché mi hanno buttato fuori dall'orfanotrofio per come era un costo per lo Stato, un calcio in culo e via, no? Come sono arrivata a Milano, sono nata in Corso Venezia, facevo la magliaia. Negli anni 70 le ragazze madri venivano licenziate, buttate fuori casa, ma che culo che avevo! Quindi ho pensato di mettermi sul negozio, dormivo in negozio. Mi hanno inserito nei 19 folli di Milano perché io sono una che se le cose non vanno bene io le scrivo, le mie lamentele le metto fuori, però tutte le mattine me le stampavano. Adesso sono diventata più furba, cosa faccio? Lo scrivo dentro il negozio. Sono arrivato a Porta Venezia negli anni 70. Ho aperto qua in via Lazzaro Palazzo numero 4 nell'81. Io rispetto le idee altrui, rispettate la mia. Stimo una persona ed è quella. Ho la mia idea, sono parato della folgore. Quando si pensa a Oscar, quando si pensa a mio padre, si pensa a quel pazzo fascista, camerata, razzista, omofobo, e chi più ne ha più ne metta. Papà non è razzista, assolutamente. Di tutte le mogli che ha avuto, neanche una era italiana, tra cui mia mamma, l'ultima, che è del Marocco. Oggi è una famiglia meravigliosa. Tre figli miei che lavorano, compresa mia moglie, siamo in quattro di famiglia. Tutti i ragazzi rompono, però sono eccezionali. A me fa soffrire che tanti italiani hanno dovuto chiudere e andare a casa. Sono contenta da una parte che è cambiato, perché vedi tutto diverso, no? I nostri, chiamiamoli così, colleghi, eritrei, etiopici, si comportano bene, gente per bene. Vengono qua, parliamo, ridiamo, scherziamo e a me che me ne fregano. Basta che non mi toccano l'Inter. Vivendo qua, vivi in marciapiede, no? Ti adatti a tutto quello che succede. Oggi è il mio compleanno, eh? Ah, no, mi compri le poesie per i poveri? Grazie. Grazie. Grazie amore, ci sei sempre te, che carina, grazie, grazie, per i poveri, eh. Auguri. È cambiato tanto papà, prima era più chiuso mentalmente, ora invece ha capito che il mondo va avanti e che tutto è diverso dal suo periodo. La zona è bellissima oggi come oggi, prima c'era troppa malavita, troppi delinquenti, troppa gentaglia, adesso abbiamo un rispetto enorme. Quello che mi ha portato più gioia, ti farà ridere, sono i gay. Io li vedo solari, questa zona è diventata proprio il simbolo dei gay. Ma ogni tanto passo, certe volte quando fanno la festa gay, passano qua parecchi, ma gente per bene, pulita, in ordine. Vengono qua anche? No, pochissimi. Quello non è il loro ambiente, penso. Porta Venezia oggi è considerata come il quartiere africano, ma anche come quello gay. Questo non lo sapevo, non frequento. Perché Porta Venezia è un punto d'attrazione per la comunità LGBT a Milano? Già negli anni 70, negli anni 80, questa zona veniva comunque già riconosciuta come un luogo di attrazione. Da bambino mi ricordo dei ragazzi abbigliati in maniera, oggi potremmo chiamare un po' queer, no? Un po' androgina, capelli lunghi, unghie smaltate. Camminavano per Porta Venezia e suscitavano allora grande scandalo. Eravamo un esercito colorato, non ci potevano non vedere. Gli stessi negozianti del Buenos Aires ammiccavano, sgomitavano, indicavano col dito, ridacchiavano. L'omosessualità era un tabù, erano tutti quanti motivati a credere che questa fosse una deformità mentale, ci voleva la forza o comunque un'azione di forza. Primavera degli anni 80 e l'81 siamo andati un po' alla conquista del nostro territorio.
da Piazza Argentina arrivare fino in Porta Venezia, proprio dove ci sono le due porte, sui due lati dei marciapiedi, perché eravamo una trentina, 35. Ed entravamo nei negozi, in tutti i bar, qualsiasi posto che fosse aperto, entravamo e facevamo un casino allucinante, gli facevamo perdere gli incassi. Ci siamo fatti provare gli abiti da sposa, siamo entrati una decina e abbiamo deciso: io voglio quest'abito, io voglio quest'altro, e questi erano naturalmente un po' così sorpresi, quindi abbiamo spogliato i manichini che erano in vetrina. È durato quasi 2 mesi, I negozianti tiravano giù la Claire sapendo che passavamo noi, e alla fine si sono dovuti arrendere, ci hanno chiesto se per pietà non facevamo più queste rappresaglie. Era il modo di poterci affermare che esistavamo, che non eravamo dei fantasmi, eravamo dei ragazzi che volevamo semplicemente sperimentare noi stessi e trovare la nostra dimensione. Sicuramente il fatto che già negli anni 70 e negli anni 80 ci fosse un passaggio in Porta Venezia e Buenos Aires fosse vissuto proprio perché un luogo di passaggio, come un luogo sicuro dove persone che magari in altri contesti sarebbero state oggetto magari anche di aggressione fisica, ha consentito a gruppi di persone che volevano vivere in maniera un po' libera il proprio modo d'essere, diciamo così, di venire qua e di passare il sabato. Poi dall'82 arrivare a fine anni 80 c'è stato tutto un evolversi di situazioni, di locali. Il Not Ice, poi c'è stato il Plastic, potevi conoscere David Bowie tranquillamente come Nina Hagen, come Keith Haring. Dal Plastic si spostavano in questo ciringhito di Porta Venezia. C'era questo crogiolo di altre cose che succedevano in Milano in quel periodo. Poi negli anni 90 sono cambiate molte cose, apre questo famoso locale in Porta Venezia proprio per aggregare una serie di persone, potevano essere gay, lesbiche, trans. 25 anni fa progettai l'Elephant e per di più per la natura anche dello spazio, queste vetrine erano aperte sulla città. Non ci si nascondeva perché non stavano quasi tutti dentro, la maggior parte stava fuori. Fu un'esplosione di entusiasmo e di frequentazione. C'erano dei ragazzi che partivano da Brescia, da Bergamo, da Verona, venivano in treno per venire all'Elephant. Poi è stato ceduto dopo 2 anni e mezzo a colui che poi lo ha gestito fino alla sua chiusura. Avevano portato i proprietari quasi all'esaurimento, per i vicini, per la polizia, per il comune che voleva chiudere. Però la malaccoglienza era più perché era un locale gay, o più perché, era gay. La strada si riempiva di persone? Perché era gay. Penso che l'aspetto fosse stato un po' quello. Abbiano letto in noi forse, non so, una mancanza di rispetto di questa Milano un pochino più nascosta. Non avremmo mai pensato che quel locale potesse poi diventare la scintilla che ha ridato vita e una nuova anima al quartiere. L'Elephant, il Monaco, il Blanco, Lecco, Milano, sono nati i bar gay. Al Mono è stato vero prevista soprattutto nella zona più multietnica. Questa parte di Porta Venezia è quella anche magari un pochettino più borghese. Abbiamo aperto a delle famiglie comunque borghesi degli stimoli. Lo zio è venuto a prenderci in aeroporto. È l'uomo più bello del mondo. Una drag queen che legge le favole per tutti i bambini, compresi quelli arcobaleno. Lorenzo è un po' un papà spirituale elettronico. Ci ha dato un sacco di spazio al Blanco, un sacco di possibilità anche di customizzare delle serate. È un quartiere che è cambiato, che sta cambiando, un quartiere pieno di giovani e di creatività. Sono arrivata a Porta Venezia una 20 anni fa. Vivevo in Panfilo Castaldi, era il posto dove uno andava a suonare alle 2 del mattino e c'era sempre qualcuno che apriva. Era un po' il punto di ritrovo di tanti personaggi della vita notturna, artistica, moda, design. Era una casa Liberty ed è diventata una specie di factory di Porta Venezia. Tutti quelli che passavano avevano voglia di sentirsi liberi. Ho sempre accolto un po' tutti. Venivano da me e si ispiravano perché era una casa piena di libri, di fotografie, di cultura e di ispirazione. Mi chiedevano: possiamo fare un servizio fotografico oppure possiamo venire a leggere o a studiare? Porta Venezia è nata da un lebrosario e da lì si sviluppa. E le persone che magari non sono volute o non sono ben viste da altre parti, qui in Porta Venezia vengono accolte ed abbracciate. Io sì.
da sempre. Porta Venezia ha prodotto tante creature iconiche. Di Porta Venezia nasce tutto da una canzone che è stata fatta nel 2015. Volevamo che fosse un video totalmente girl power, un video di appropriazione dell'identità. Siamo le ragazze. Siamo le ragazze. Ci sono queste ragazze, ognuna con una personalità, che va in giro per Porta Venezia facendo quello che si fa un qualsiasi sabato pomeriggio con le proprie amiche. Le stai muy cachonda, piazza argentina, zie con l'anaconda che ascolta in Argentina. Quello che ci ha portato qua è stata la presenza forte di una comunità LGBT che all'interno di Porta Venezia si sente assolutamente sicura e tranquilla. La cosa ancora più bella è che si mischia con delle comunità extraeuropee, riescono ad arricchirsi secondo me l'una con l'altra. E io ricordo di un episodio, eravamo entrati per prendere delle sigarette e a un certo punto due energumeni ci attaccano, ci insultano dicendo che eravamo dei brutti finocchi, ci stavano attaccando proprio fisicamente. Cerchiamo di scappare, a un certo punto lì c'era una comunità di eritrei che ci hanno fatto defilare nei loro locali e quindi ci hanno difesi. Sto parlando di 46 anni fa, non di ieri. Quando uno si sente escluso, non credo che ci sia colori di razza, di religione, ma ci si identifica nell'altro, quindi cerchi di dargli una mano. La connessione tra il mondo etnico e il mondo gay, secondo me, è proprio l'apertura del quartiere. Porta Venezia è un posto che diventa magico, soprattutto secondo me in un periodo come primavera estate. Praticamente diventa una discoteca a cielo aperto, non stop. Una bella amalgama. Sicuramente da una parte c'è il business, perché poi i soldi mettono d'accordo tutti. 5 anni fa qua non era così, cioè in via Lecco a mezzanotte un papà non credo lasciasse andare la figlia rientrare da sola. Dal punto di vista delle energie, delle vibrazioni è super speciale. Io sono venuto a abitare Porta Venezia nel 2009, ho vissuto 3 anni a New York e stavo cercando un quartiere che mi ospitasse e mi facesse sentire un po' in una città internazionale. Ho scelto Porta Venezia perché aveva queste caratteristiche. La società come comunemente vista è un po' esclusa dalle regole di questo posto. Il primo è stato quello che ho fatto sul Bastione. Era proprio qua. Vabbè, ti potrei farlo qua. Il problema è che ho tutte le macchine proprio allora, davanti. Allora, lì vedo delle... Questo qua che ha le luci blu, no, ma che se ne fanno potrei farlo al volo. Ma al volo, adesso, tipo. Io la faccio. Ricordo chiaramente, ero fuori, ero al cinema, sono stato sommerso di messaggi di persone che mi mandavano foto preoccupate del fatto che la stazione metropolitana di Porta Venezia iniziava a essere smantellata.
C'è stata un'offerta di una importante azienda che ha deciso di brandizzare tutta la stazione e diciamo che si sono un po' dimenticati di informare l'amministrazione. Io non trovo corretto la trasformazione della metropolitana in Rainbow. Hanno voluto fare questa sponsorizzazione, questa pubblicizzazione, va bene, però non c'è solo quella realtà. Tra le altre cose, Porta Venezia è stata la possibilità per tutti di avere degli spazi, per cui direi anche basta, lasciamo spazio a qualcun altro. Anche se credi che una cosa rimarrà per sempre così, probabilmente anche un posto come Porta Venezia potrebbe essere sicuramente danneggiato da un certo tipo di politiche. Dopo una serie di incontri tra ATM, il comune e gli sponsor di turno, è stato trovato, diciamo, un equilibrio. In futuro succederà che quando ci sarà l'occasione di brandizzare, quindi per l'ATM di avere questo grande introito, le compagnie si impegneranno a fare, diciamo, una firma Rainbow, quindi a dare un significato alla comunità che esiste. Rainbow rappresenta in realtà tutti, cioè non solo la comunità LGBT. A me è piaciuto molto il fatto che si siano mobilitati in tanti e che in tanti riconoscessero a quella fermata un valore simbolico e che lo si volesse preservare. Non so se è la zona che ha scelto me o io ho scelto la zona, però mi sento a mio agio, mi sento a casa. Quando attraverso le vie del quartiere di Porta Venezia mi sento in una città che diventa globale, in cui c'è il mondo o quantomeno può convivere il mondo. È un piccolo microcosmo di Milano, quella che mi piace, la multiculturalità. Lascerà mai Porta Venezia? Mai dire mai, ma ormai sono a una certa età che penso di poter dire mai. Porta Venezia era un posto degli esclusi, secondo me a partire dagli anni 2000 lo è diventata sempre molto meno. È un posto molto chic dove in tanti vogliono uscire, vogliono andare la sera, vogliono andare ad abitare, dove ci sono sempre meno case disponibili. È un posto appunto che ha saputo fare della diversità e dell'incontro tra diversità e attività economiche un grande fattore di sviluppo e di inclusione. La cosa bella di Porta Venezia è il fatto che si può non avere paura di essere diversi. È una zona libera. Se facciamo un calcolo della probabilità, diciamo, in Porta Venezia, è meno probabile che mi possa succedere qualcosa. Purtroppo il periodo che viviamo è questo. Viviamo appunto in una società in cui ci sembra di essere circondati da pazzi, eccetera, eccetera, però cosa ci dà la forza? Non lo so, a me personalmente dà la forza il fatto di avere delle persone vicino a me che la vedono come me, che mi proteggono, che mi accolgono. In un momento storico in cui magari la diversità è considerato un problema, un limite, una minaccia addirittura da cui difendersi, che sia la diversità del migrante o la diversità anche di modelli familiari difformi rispetto al modello tradizionale, si deve continuare a vivere con estrema visibilità per le proprie differenze, perché la differenza arricchisce. Viviamo in un'epoca in cui virus sconosciuti e crisi economiche hanno dimostrato che in un secondo possiamo diventare noi i discriminati, quelli che nessuno vuole vicino e che devono stare segregati. Porta Venezia era il lazzaretto di Milano, un luogo di dolore che si è trasformato in luogo di vita grazie all'accoglienza e alla diversità. Oggi non è più una porta d'accesso alla città, ma è un portale, crocevia di storie, etnie, culture e comunità. Un approdo aperto a tutti che restituisce un'immagine di una realtà diversa da ciò a cui siamo abituati e che in fondo non è poi tanto male.